Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale Creazioni Notturne Bijou. È una vita che non ci vediamo, ma ritorno più forte che mai con un tutorial molto molto semplice e soprattutto simpaticissimo. Io sto preparando una festa sorpresa, giusto così, vi dico un po' i fatti miei. Una festa sorpresa di mio marito che compie 40 anni, come potete vedere, e quindi mi sto un attimo muovendo per la decorazione di tutto il locale. Questo nello specifico sarà il centro tavola che sarà appunto sopra ogni tavolo degli invitati. È molto molto facile da fare e, come potete vedere, all'interno di questo poggiato sopra questo centro tavola c'è un piccolissimo grappolino d'uva, perché il tema che ho scelto per mio marito è l'uva. Mio marito è agricoltore, quindi non poteva essere un tema diverso assolutamente. Molto molto semplice. I materiali sono molto facili da recuperare e quindi adesso vi faccio vedere tutto ciò che utilizzo per la realizzazione di questo carinissimo centrotavola. Ve lo faccio vedere più da vicino. È composto da un barattolo in vetro. Tutti i materiali che vedete, che ho utilizzato appunto per la realizzazione di questo centrotavola, li ho trovati presso un negozio di cinesi. Non so se ci sono altri negozi dove è possibile ritrovare questi materiali, però io li ho trovati tranquillamente da un negozio vicino casa. Niente, passiamo subito alla lista dei materiali. Allora, i materiali necessari per la realizzazione dei pompon, ovvero questi, come potete vedere, io li ho fatti di due colori, però voi potete tranquillamente realizzarli con un singolo colore. Utilizzeremo questi pezzi di tulle. Io li ho trovati già confezionati in questo modo. Ho scelto il bianco e il verde, sono di un'altezza di 10 centimetri. Dovremo tagliare per ogni pompon due fasce di colore appunto diverso da 2 metri e 70. Poi avremo bisogno di questi barattolini, si può dire, in vetro. Come potete vedere sono diversi. Ho visto questi in un secondo momento, mi sono piaciuti di più perché avevano questa decorazione in più, e questi sono della misura di 7 centimetri per 3 centimetri di diametro. Hanno il tappo in sughero, mi raccomando, devono avere il tappo in sughero perché altrimenti non riusciremo a infilare ciao, i bastoncini, non mi veniva il termine, i bastoncini di legno all'interno. Avrete bisogno di un punteruolo o comunque delle forbicine molto appuntite, sia per il taglio dei pompon, sia per poter applicare, fare dei fori appunto per l'inserimento dei bastoncini. Avremo bisogno di bastoncini di legno. Io ne utilizzerò due di due misure differenti, proprio per fare appunto la differenza di altezza. Come potete vedere, sono due altezze diverse. Uno è alto 30 centimetri e l'altro è alto 20 centimetri. Poi avremo bisogno, sempre per il pompon, di due cartoncini. Io li ho realizzati da un cartone normale, del diametro esterno di 12 cm e interno di 4 cm. Serviranno due identici perché si sovrapporranno, e attorno a questo metteremo il nastro di tulle. Avremo bisogno di un nastrino di tulle. Io utilizzerò questo per fare entrambe le cose, cioè sia bloccare l'interno del pompon. Come potete vedere, non si vede che c'è il nero all'interno, e quindi utilizzerò lo stesso per fare il fiocchettino che andrà sul numero 40. Poi avremo bisogno di pietrine. Queste sono le tipiche pietrine che vengono utilizzate per gli acquari. Poi avremo bisogno di gomma Eva o no, non mi ricordo, gomma Eva comunque si chiama, e di un cartamodello. Io ho fatto questo. Andremo a posizionare il cartamodello al contrario e disegneremo e poi lo ritagliamo. Io ho il numero 40 per i 40 anni, però voi ovviamente potete cambiare il numero. E poi avremo bisogno di colla a caldo, e se volete fare
come me inserire l'uva, avremo bisogno di un grappolo d'uva finto, questo è cicciottoso. Va bene, passiamo subito al tutorial. Allora, la prima cosa da fare è prendere i nostri due cartoncini, li sovrapponiamo. Abbiamo tagliato già due fasce di tulle di due colori diversi e non dobbiamo fare altro che avvolgere il nostro doppio cartoncino in questo modo. Dobbiamo inserire il tulle all'interno del foro, appunto del cerchio interno, tutto in questo modo. Magari manteniamo la parte iniziale e continuiamo a far girare il tulle per tutto il cerchio fino a completarlo in questo modo. Come potete vedere, è un'operazione talmente facile che lo fa anche un bambino. Infatti molti pompon mi ha aiutato mio figlio. Continuiamo così per tutto il nastro bianco. Una volta che arriviamo al punto di partenza, il nastro avanzerà e quindi continuiamo ad avvolgere il nostro cerchio fino a quando il tessuto bianco non finirà. Ecco che ho finito di inserire il nastro bianco. Adesso, dove finisce il nastro bianco, lo blocco con un dito e faccio passare all'interno il nastrino verde in questo modo e ci ripasso da sopra in modo da bloccare sia l'inizio del nastro verde che la fine del nastro bianco e continuo ad avvolgere il nastrino verde tutto intorno come abbiamo fatto con il nastro bianco. Ci vediamo alla fine del giro. Ora che la nostra ciambella è stata completamente ricoperta, rivestita, dobbiamo prendere le nostre forbici e diamo un taglio al centro. Questa è la parte più alta, qui nel centro, proprio per dividere i due cartoncini che, appunto, ricordate che li abbiamo messi uno sopra l'altro. Manteniamo ben fermo il tulle, cerchiamo appunto di fare un taglio piccolino all'inizio in modo tale che riusciremo a mettere all'interno il nostro nastrino. Questo è il nostro nastrino, che come potete ben vedere lo lascio attaccato alla rocca. E che faccio io adesso? Vedete che qui si è formata un'apertura? Non faccio altro che infilare all'interno dell'apertura il nastro in questo modo, tenendo fermo. È un'operazione un po' più fastidiosa, ma nulla di che. Continuo a fare dei piccoli taglietti e man mano inserisco il nastrino all'interno di questo taglio che vado ad effettuare. Man mano lo sposto e continuo a inserire il nastrino in questo modo qui. Taglio, ovviamente davanti alla telecamera è sempre un'operazione un po' più difficile, diciamo. Però continuo questo fino alla fine. Fate attenzione ovviamente a non tagliare il nastrino che va all'interno. Quindi continuo a tagliare e nello stesso tempo a inserire il nastrino nero. L'ho messo anche appositamente di questo colore in modo tale da farvi vedere come procede. Quindi siamo quasi alla fine di tutto il diametro, la circonferenza, scusatemi, e quindi continuo a tagliare fino ad arrivare alla fine. Ecco qua. Che faccio? Prendo i due lembi del nastro, li tiro bene 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 in modo tale che si va a stringere il lavoro. Ci faccio un bel nodo stretto 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 e poi giro il lavoro in questo modo, in modo tale che il nastro si va a stringere di più, e rifaccio un altro nodo stretto stretto stretto. Per sicurezza ne faccio un altro in questo modo. Così, e via, il pompon è finito. È stato semplicissimo. Non ci resta altro che aprire un pochino
l'apertura appunto del tulle bianco e tagliare i lembi in eccesso del nastro nero in questo modo. Ecco, abbiamo fatto il pompon. Se ci dovessero essere dei lati un po' come tipo questo, che non hanno la stessa lunghezza, dobbiamo fare altro che tagliare, spuntare, facciamo una spuntatina a questo pompon. Quindi il pompon bicolore è uscito e fin qui ci siamo. Ora dobbiamo prendere la nostra colla a caldo e aprire il nostro pompon nella parte dove appunto c'era questo qui, il nastrino nero. Ci mettiamo un bel po' di colla a caldo e blocchiamo in questo modo il bastoncino. Siccome ci vorrà un po' di tempo, prenderò quello già preparato. Ecco qua, che erano già pronti due. Come dicevo prima, ci vuole un po' di tempo finché la colla si indurisca, si raffreddi e quindi indurisca e non il pompon rimanga appunto fermo. Ora, l'altra operazione che dobbiamo fare è prendere il nostro cartamodello. Scusatemi se vi passo davanti. Prendiamo la nostra gomma Eva, il nostro cartamodello, che ovviamente lavorando sul rovescio dovremo mettere al rovescio. Lo posizioniamo sulla nostra gomma Eva, lo disegniamo e lo ritagliamo. Ecco, nel frattempo è diventato buio. Allora, ho ritagliato il mio numero 40. Vi consiglio vivamente di utilizzare delle forbici ben appuntite, perché sennò altrimenti avrete difficoltà nel ritagliare la parte interna. Allora, dal nastrino nero io mi sono creata un fiocchettino in questo modo. Andrò a ritagliare i lembi in questo modo, piegandoli a metà. Piego a metà e mi faccio il taglio in modo tale che mi viene la punta sul fiocchetto da una parte e dall'altra. Quindi il fiocchetto è pronto, non devo fare altro che mettere un goccino di colla a caldo qui fra il 4 e lo 0 e fermare appunto il fiocchettino. Nel frattempo i due pompon si sono raffreddati. Prendo il vasetto di vetro e vado a inserire un pochino di pietrine nel suo interno. Ovviamente è a vostra discrezione se riempirlo tutto o meno. A me piace che si deve vedere un po' il trasparente e quindi lo riempirò fino a livello del nastro. Adesso mi cade tutto, ecco qua, in questo modo lo riempio a livello, mettendo un cartone al di sotto del tappo in sughero. Andrò ad effettuare due fori sulla parte alta, insomma fino alla fine andrà praticamente tagliato tutto per poter inserire i due bastoncini. Questa è un'operazione che ovviamente i bambini non dovranno fare, quindi potete iniziare a fare il foro con il punteruolo, poi con la parte larga delle forbici potete allargare appunto il foro. Ecco, ecco che ho infilato i due bastoncini, li porto in questo modo sulla parte alta e continuo a inserirli fino a farli arrivare quanto più in basso possibile, considerando che ci sono le pietrine, magari spostatele in questo modo da far spazio ai bastoncini e infilate quanto più possibile all'interno i due pompon. In questo modo magari tenete il punto di riferimento centrale che è il nastrino e li mettete con le due altezze diverse.
se vedete che il tappo è decentrato rispetto alla decorazione centrale, potete comunque staccarlo e riposizionare il vostro tappo in sughero. Ora che abbiamo inserito i due nostri bastoncini, non dobbiamo far altro che considerare il bastoncino più lungo nella sua metà, quindi a circa 5 cm di altezza dal tappo, diciamo. Ci andiamo a mettere un po' di colla in questo modo e posizioniamo il nostro numerino, così lo teniamo un po' fermo, così si bloccherà. Qui ora si asciugherà meglio e si fermerà. Nella parte alta del tappo prendiamo qualche grappolino d'uva, un pochino di colla e andiamo a fermare la nostra uva. Magari se abbiamo qualche strumento che ci aiuti a non scottarci è meglio. Io andrò ad utilizzare magari una penna per bloccare. Ecco qua. In questo modo barbaro ci ustioniamo così, va bene, ok. E quindi dopo aver posizionato il nostro grappolo d'uva e la nostra fogliolina in questo modo, avremo completato il nostro centrotavola. Questo è il secondo, sono proprio carini. C'è una confusione pazzesca sul tavolo, però va bene. Allora, un piccolo suggerimento. Io ho notato lavorando che questi più sottili e alti, avendo una base un po' più stretta, ovviamente non ci ho ragionato prima, però danno un equilibrio inferiore. Invece vi consiglio di prendere dei vasetti magari un po' più di diametro più largo, come questo qua, però comunque non cadono, nonostante siano stretti come base, rimangono fermi. Bene ragazzi, io con la mia vendemmia procedo e vado avanti con tutti i preparativi. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, o se avete qualche suggerimento o qualche richiesta da fare, fatemela. E io con i miei centrotavola vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!